Siamo con Andrea Zanchi, coach dell'Agribert Occhi Orsi Nuovi. Al termine di Agribert Occhi Orsi Nuovi, Tesinis Verona, terminata con il punteggio di 72 a 73 in favore di Verona. Coach, la tua analisi in merito alla partita? Ma io sinceramente sono orgoglioso della partita che hanno giocato i ragazzi. Non dimentichiamoci chi siamo noi e non dimentichiamo chi è Verona. Venivamo da una brutta partita, dopo aver giocato 4 partite in 10 giorni, stanchi, e chiaramente fuori ci ha messo sotto. Abbiamo giocato alla pari con una squadra che per esperienza, profondità, fisicità ci è superiore. Degli errori ci sono stati sicuramente, anche grossolani, ma sono errori, come dico sempre, del fare, cioè del provare a fare. E dopo di là si è andati a lottare, a mettere il fisico, a contenere. Credo che questa sia la strada. Dobbiamo lavorare tanto perché sappiamo qual è il nostro obiettivo. Abbiamo bisogno di lavorare, di fare settimane piene di lavoro. Speriamo di riuscirci, perché tra un motivo e l'altro questa è una squadra che molti ragazzi non hanno mai fatto la Serie A, hanno bisogno di lavorare. Però l'approccio di oggi, la voglia di oggi, mi è piaciuta. Quando è così io non ho niente da dire ai miei ragazzi. Si può vincere o perdere, fa male, fa malissimo, però abbiamo giocato dando tutto quello che avevamo, e questo è obiettivamente quello che cerchiamo. La forza è anche di rientrare sempre, non farsi abbattere da niente, con Verona che fuggiva, e in un modo o nell'altro anche una evidente capacità e talento per rimettere, di rimettere in piedi, perché alla fine è finita sull'ultimo possesso 7-2-7-3. Sì, è vero, è questo che cerco in una squadra che sa di avere, di concedere centimetri, esperienza e talento a squadre, soprattutto come quelle che ci sono in questo girone, a squadre come Verona e le altre. Però deve fare della voglia, dell'organizzazione, della fatica, il suo punto di forza e dello spirito di squadra. Questo l'abbiamo sempre fatto, fin dal primo giorno. Ce ne sono successe tante, perché una squadra come questa, quando non si allena, non ha l'esperienza per andare oltre. Questa è una squadra che ha bisogno di lavorare. Però devo dire, non piace a nessuno perdere. Faccio i complimenti al mio caro amico Ale, quindi rode, perché è così, però siamo sempre riusciti a stare attaccati, a non farli mai andare via e a farli giocare una partita non come vogliono loro. È la squadra che corre meglio in campionato, nonostante abbiamo subito rimbalzo, non siamo riusciti siamo riusciti a non farli correre, a farli a giocare come volevamo noi. Quindi questo è uno sforzo immenso. Per giocare alla pari con questo tipo di squadre, vista la nostra fisicità e la nostra esperienza, dobbiamo fare una fatica quadrupla e star lì. Chiaro che deve diventare un'abitudine, non demoralizzarsi mai, continuare a star lì. Il campionato non dà tregue, perché sappiamo quante squadre forti ci sono in questo campionato. Però devo dire che abbiamo dimostrato che l'episodio di Forlì contro un'altra squadra fortissima è stato proprio un episodio, e abbiamo giocato una partita vera. Quindi complimenti a chi ha vinto, ma anche ai miei ragazzi. Grazie coach. Grazie. Buon lavoro.